Fotovoltaico e affitto, uno degli incastri più fastidiosi degli ultimi anni, vediamo come gestirlo nel migliore dei modi. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi parliamo di impianti fotovoltaici a servizio di immobili affittati. Con il superbonus per i condomini sicuramente questa tematica è diventata più frequente, ma l'affitto ovviamente non riguarda solo l'ambito residenziale, quindi voi tutti affittanti e affittuari di immobili seguitemi in questa guida su come gestire il fotovoltaico in affitto senza grossi disagi. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire innanzitutto quale sia il problema di base. Solitamente l'intestatario del fotovoltaico, quello della fornitura collegata ed il proprietario dell'immobile sono la stessa persona. Questa è la condizione base, quella che io consiglio sempre di soddisfare quando possibile, perché permette di seguire la procedura standard, quella più comune a cui tutti gli enti sono ormai avvezzi e quindi è più facile da seguire. Invece, se queste tre condizioni non sono tutte verificate, le cose si complicano un po'. Smarchiamo subito il caso più semplice. Potrà sembrarvi strano, ma la situazione meno complicata è quella in cui è l'inquilino a voler montare a sue spese l'impianto fotovoltaico. In questo caso ritorniamo alla condizione base, perché fotovoltaico, fornitura e la relativa convenzione saranno intestati all'inquilino. È sempre lui a fare l'investimento e l'unica variazione sul tema è che l'immobile non è di sua proprietà, ma ne ha la disponibilità in base al contratto di affitto. Quindi comunque non c'è problema. Il giorno in cui deciderà di cambiare casa si troverà di fronte il dilemma che di solito si ha per le cucine: smontare tutto e portarselo nell'altra casa oppure venderlo al padrone di casa o al nuovo inquilino. Diciamo che per le cucine è molto meno brigosa la questione, perché non ci sono di mezzo e distribuzione, terna e GSE, ma a parte le pratiche il principio è più o meno lo stesso. Per quanto riguarda l'autorizzazione, oggi l'installazione del fotovoltaico rientra tra le opere di manutenzione ordinaria dell'immobile, quindi in teoria se l'affitto comprende anche il tetto, l'affitto potrebbe procedere in autonomia, però ovviamente vi consiglio sempre di informare preventivamente il proprietario dell'immobile, perché per quanto completamente reversibile è comunque un intervento abbastanza evidente. In più, questo riguarda soprattutto gli impianti commerciali, bisogna verificare che l'installazione del fotovoltaico non rientri nell'obbligo di accatastamento, ma questo è un altro video che arriverà presto. Ecco, questo è quel che succede quando è l'affittuario a montare il suo fotovoltaico. Cosa succede invece quando è il proprietario di casa ad avere questo slancio green? Prendiamo ad esempio un appartamento in affitto, ma potrebbe essere benissimo un capannone, un ufficio o qualsiasi altra cosa, sul quale il proprietario, magari sfruttando il superbonus, decide di far montare un impianto fotovoltaico. In questo caso avremo fotovoltaico pagato dal proprietario di casa, immobile intestato al proprietario ma nella disponibilità dell'affittuario e fornitura in prelievo intestata all'inquilino. Notate già che le cose si complicano, ma come possiamo fare? Soluzione 1. Una possibile soluzione sarebbe quella di fare esattamente come vi ho spiegato prima, cioè intestare il fotovoltaico e la relativa convenzione all'inquilino, il quale, avendo già la disponibilità dell'immobile e la titolarità della fornitura, potrebbe fare una pratica di connessione standard, richiedendo per l'energia immessa in rete il servizio di scambio sul posto o in alternativa il RID. In caso di superbonus per forza il RID. Pro di questa soluzione: la semplicità della pratica, che rimane quella standard, la possibilità, senza super bonus, di poter utilizzare il servizio di scambio sul posto, che come vedremo diversamente non sarebbe utilizzabile. 3. Per l'inquilino il vantaggio è massimo, perché può sfruttare sia l'autoconsumo istantaneo che il rimborso dell'energia immessa in rete. Contro: intestando tutto all'affittuario, il padrone di casa perde totalmente il controllo del fotovoltaico che ha pagato. L'unico modo che ha per tutelarsi è quello di aggiungere un paragrafo apposta nel contratto di affitto, nel quale l'inquilino si impegna a rifare il cambio di titolarità alla chiusura del contratto. E secondo disagio, in caso di cambiamento dell'inquilino si dovrà fare ogni volta il cambio di titolarità da un affittuario all'altro. È evidente che questa ipotesi sia abbastanza sbilanciata a favore dell'affittuario e particolarmente brigosa. Soluzione 2, simile e opposta alla precedente: il proprietario potrebbe decidere di mantenere tutto a suo nome, compresa la fornitura di energia elettrica dell'immobile che
affitta. Pro di questa scelta: il proprietario mantiene il completo controllo dell'impianto fotovoltaico, non ci sono pratiche di voltura da fare in caso di cambio inquilino e il proprietario riceve i pagamenti dal GSE, oltretutto potendo scegliere senza super bonus di attivare anche lo scambio sul posto. Contro: la bolletta di energia elettrica rimane intestata al proprietario, che quindi si espone tra virgolette al posto dell'inquilino, e secondo contro: l'affittuario non ha la possibilità di scaricare i costi dell'energia elettrica in quanto la fornitura non è intestata a lui, anche se è lui effettivamente a pagare le bollette. Questo quando parliamo di mobili commerciali è sicuramente un problema. Insomma, questa seconda soluzione, per quanto forse più sensata della prima, lascia molto spazio all'incertezza e, come la prima, richiede molta fiducia tra le due parti. Questa è la soluzione che consigliavo prima della nascita dei sistemi semplici di produzione e consumo, perché è la meno dispendiosa a livello di pratiche e di relativi costi. Richiede comunque un accordo tra le parti per il pagamento delle bollette, che se non rispettato o mal coordinato può creare sicuramente problemi ad entrambi. Ad oggi, e già da un po' di anni per dirla tutta, per fortuna c'è una terza possibilità che risolve la situazione. È la possibilità, introdotta dai sistemi semplici di produzione e consumo, di avere divergenza tra soggetto produttore e soggetto utilizzatore. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'impianto fotovoltaico e la relativa convenzione possono essere intestati ad un soggetto diverso da quello che ha un contratto per la fornitura in prelievo. In pratica, soluzione 3, c'è una modalità che permette al proprietario di casa che paga l'impianto fotovoltaico di mantenerne la titolarità e stipulare con il GSE una convenzione a suo nome, consentendo allo stesso tempo all'inquilino di intestarsi il contratto di fornitura in prelievo. L'unica cosa che bisogna fare è un mandato senza rappresentanza dell'inquilino al proprietario di casa. Per farla breve, con questo documento l'inquilino autorizza il proprietario di casa ad utilizzare il POD intestato a lui per immettere in rete l'energia dell'impianto fotovoltaico intestato al proprietario. Una specie di servitù di passaggio per l'energia, che è sicuramente ad oggi il modo migliore per gestire il fotovoltaico su un immobile in affitto. Pro e contro. Allora, pro: nessuno è intestatario di qualcosa che andrebbe intestato all'altro, e questo è già un enorme pro. Il proprietario di casa rimane proprietario dell'impianto fotovoltaico ed intestatario della convenzione GSE, che deve essere per forza RID. L'inquilino ha la sua bolletta della luce intestata a lui e quindi può scaricarne i costi. Altro pro: con questa configurazione l'anagrafica del contratto in prelievo può variare senza problemi oppure necessità di fare modifiche con il GSE, quindi non c'è da fare niente anche in caso di cambio inquilino. Altro punto a favore per il proprietario di casa: riceve direttamente i soldi dal GSE per tutta l'energia immessa in rete, mentre l'inquilino risparmia sui costi dell'energia perché può consumare istantaneamente l'energia prodotta dal fotovoltaico, anche se non è proprietario o intestatario della convenzione. Un contro, se proprio vogliamo trovarlo, è l'obbligo di dover attivare una convenzione di ritiro dedicato e non di scambio sul posto, che sarebbe leggermente più conveniente, ma la differenza è ampiamente ripagata dalla comodità di gestione e dalle spese burocratiche evitate. Ecco fatto, risolto il problema di gestione del fotovoltaico in affitto. Per di più, la cosa meravigliosa è che il contratto RID, non essendo collegato al contratto in prelievo, non ha bisogno di nessun aggiornamento ogni qualvolta cambi il titolare della fornitura, così avrete una cosa in meno a cui pensare quando subentra un nuovo inquilino. Ora sapete che questa possibilità c'è ed è sicuramente ad oggi la scelta più comoda e semplice, soprattutto a lungo termine. Se siete addetti ai lavori, sappiate che nel video riservato di oggi approfondiremo proprio come funziona nella pratica il tema del mandatario senza rappresentanza. Per accedere alla playlist aggiornamenti tecnici dovete sottoscrivere il relativo abbonamento. Bene, come al solito spero che questo video vi sia stato utile, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da andreapiccinelli.net.
Eccoci arrivati alla fine del video, intanto grazie per essere arrivato fino a qui, spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile, ricordati di lasciarmi un like, un super grazie per dimostrarmelo. In ogni caso fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qua sotto, qual è per te il vero punto del discorso o come potrei essere utile nel fugare dubbi, perplessità e preoccupazioni. Se non sei ancora iscritto al canale puoi farlo cliccando sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornato su tutti i nuovi video, sul tasto abbonati puoi vedere i pacchetti di abbonamento che puoi attivare per sostenere il canale. In particolare per gli addetti ai lavori oggi c'è un nuovo abbonamento che ti dà accesso a video di approfondimento dedicati a tutte le novità burocratiche, tecniche e normative. Lo trovi nel pacchetto abbonamenti alla voce aggiornamenti tecnici. Per contattarmi per incarichi, consulenze e collaborazioni in descrizione trovate tutti i miei canali social ed i link al mio sito. Io come al solito ti ringrazio per essere parte della community del canale e ti do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico. Un saluto da AndreaPiccinelli.net.